Benvenuti su Ultimissima. Non sempre i giochi di parole portano a risate e divertimento, come dimostrato nell'ultima edizione di Reazione a Catena trasmessa su Rai 1. Ma che cosa sarà successo? Ve lo sveleremo nel corso del video. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Durante l'episodio di ieri, i campioni in carica, il duo Dai e Dai, hanno commesso un lapsus linguistico che ha suscitato sgomento nell'ambito della sezione Intesa Vincente del popolare game show. Nel gioco, i partecipanti devono fornire indizi affinché il terzo membro del gruppo indovini una specifica parola. Ieri, per far indovinare la parola borsetta, i Dai e Dai hanno dato un indizio che molti hanno considerato di cattivo gusto, usando l'espressione cosa piccoletta prendi alla vecchietta, la... Questo riferimento al furto non è passato inosservato e il conduttore Marco Liorni, visibilmente sorpreso, ha reagito con un "ma che cosa state dicendo?". La produzione è prontamente intervenuta. Nonostante l'indizio abbia portato alla risposta corretta, è stato negato loro il punto. Questa mossa evidenzia la volontà della RAI di non tollerare termini o concetti inappropriati, soprattutto quando si riferiscono a comportamenti criminali. Liorni, portavoce della decisione della produzione, ha chiarito: "Borsetta è la risposta giusta, ma avete usato parole che non si possono usare, quindi purtroppo perdete un punto". La frase dei concorrenti è stata ritenuta politicamente scorretta, poiché evocava un reato. Nonostante questo contrattempo, la partita dei Dai e Dai non è stata influenzata negativamente. Il duo si è comunque riconfermato campione, anche se non è riuscito a vincere il montepremi della serata. L'episodio ha suscitato un dibattito. È stata giusta la decisione della produzione di penalizzare i giocatori per un gioco di parole, seppur inappropriato, ma in fondo innocuo? Dove dovremmo tracciare la linea tra umorismo del gioco e sensibilità del pubblico? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.